Alle 19:42 dell'8 settembre 1943, dai microfoni dell'EIAR, la voce del generale Pietro Badoglio annunciò la fine delle ostilità nei confronti delle forze anglo-americane. Fu la logica conseguenza dello sbarco anglo-americano in Sicilia del 10 luglio 1943, che, proprio come previsto da Winston Churchill, portò l'Italia prima al dimissionamento di Mussolini e poi alla richiesta di una pace separata. Il primo incontro per discutere la resa avvenne a Lisbona e si concluse con la richiesta di un ulteriore colloquio in Sicilia. Così, il 31 agosto, il generale Castellano giunse a Cassibile per poi tornare a Roma con le condizioni imposte dagli anglo-americani. Condizioni che furono accettate attraverso un telegramma che disgraziatamente fu intercettato dai tedeschi, i quali da tempo sospettavano il tradimento italiano ed avevano già pianificato le contromisure. Il 2 settembre Castellano tornò a Cassibile, ma poiché privo della delega di Badoglio non poté firmare. Solo dopo la minaccia della rottura delle trattative di pace, Badoglio inviò la delega. Castellano firmò a nome di Badoglio e Walter Bethel Smith a nome di Eisenhower. Fu allora che Castellano seppe delle clausole aggiuntive dell'armistizio lungo, basato su 46 punti contro i 12 di quello appena firmato. Alle 18:30 dell'8 settembre, da Radio Algeri, Eisenhower rese noto l'avvenuto armistizio, cogliendo impreparati gli italiani che si videro costretti a diramare la notizia circa un'ora dopo. Fu il caos. L'Italia e i suoi soldati furono letteralmente abbandonati senza piani né ordini precisi nelle mani degli ex alleati, mentre il re, Badoglio, i ministri e gli altri ufficiali del Regio Esercito si diedero a una vergognosa fuga. Molti italiani furono internati nei campi di concentramento tedeschi. Alcuni tentarono di raggiungere le proprie famiglie, altri diedero vita alle prime cellule partigiane e altri ancora fucilati dai tedeschi come gli eroi della divisione Acquia Cefalonia.